Iniziare con questo panel dedicato a valutare l'inclusività e l'uguaglianza di genere nell'università. Come abbiamo detto, avevamo pensato di organizzare la sessione in questo modo, cioè di lasciare 15 minuti per ogni intervento e poi 5 minuti, quindi uno spazio molto breve per uno o due domande a seguire, diciamo, dopo ogni presentazione, per poi lasciare invece uno spazio un po' più ampio, speriamo in conclusione per una discussione appunto un po' più ampia, un po' più allargata. Quindi a questo punto direi che potremo iniziare. Il primo intervento è di Annalisa Amodeo dell'Università di Napoli, Federico II, e Annalisa ci parlerà di un indice, no? dell'Higher Education Inclusive Index, un indice disegnato proprio per misurare e monitorare l'inclusione delle minoranze sessuali e di genere nei contesti universitari europei. E a questo punto direi che Annalisa puoi iniziare con la tua presentazione. Grazie, grazie. Allora sì, in realtà Elena, io vorrei diciamo arrivare alla presentazione dell'indice, restando sicuramente nei tempi che mi sono stati dati, perché lavoro all'Università degli Studi di Napoli, Federico II, come docente di psicologia clinica, ma faccio parte del centro di Ateneo Sinapsi Federiciano, che è appunto il centro che promuove l'inclusione e la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse dell'Ateneo. E questo, come dire, è un punto di partenza importante perché la creazione, l'ideazione dell'indice, che poi è un'idea, un progetto, un programma sostenuto in questo momento dalla comunità europea nell'ambito del programma Erasmus+, nasce proprio all'interno dell'expertise del centro di Ateneo Sinapsi. Il centro Sinapsi, abbracciando il principio delle pari opportunità e promuovendo i valori di democrazia, legalità e solidarietà, fondamentalmente tende ad attivare una serie di azioni che possano permettere a tutti gli studenti e le studentesse dell'Ateneo di essere degli studenti attivi, inclusi, partecipanti, che possano sentire l'Ateneo come un luogo sicuro nel quale alimentare, sostenere il proprio progetto di studio. All'interno del centro di Ateneo Sinapsi, tra i diversi servizi, le diverse sezioni o divisioni, insomma, come le vogliamo chiamare, c'è la divisione antidiscriminazione e cultura delle differenze, di cui ho l'onore e l'onere di essere la coordinatrice, che fondamentalmente attiva una serie di azioni sia nell'Ateneo che nel contesto più allargato, proprio di sensibilizzazione e di promozione di una cultura che valorizzi le differenze individuali. Questo è un punto di partenza fondamentale perché in realtà l'inclusione delle differenze in realtà è all'università, ma insomma un po' in generale, continua ad essere fondamentalmente una sfida. Certamente l'inclusione delle differenze per potersi realizzare ha bisogno di diverse dimensioni, diversi ingredienti per fare in modo che le persone che condividono quella certa cultura organizzativa possano sentire di essere in un luogo sicuro e che li valorizzi, che il luogo adatto a loro, in realtà è importante che il contesto attivi una serie di dimensioni che sono certamente le politiche inclusive. È importante che il contesto attivi quelle norme che favoriscano la partecipazione e la valorizzazione di ognuno di noi, che venga promossa una cultura di inclusione e che siano attive delle pratiche efficienti. Tutto questo, quando parliamo di inclusione delle differenze, significa fare i conti con il contesto, il macro contesto sociale nel quale le organizzazioni e anche le università sono inserite e che inevitabilmente funzionano attraverso quei sistemi ideologici, eteronormativi, sessisti e genderisti del nostro contesto sociale più allargato.
Ma promuovere l'inclusione significa in realtà realizzare degli obiettivi, ma realizzare anche degli indicatori, no? Attivare dei processi per fare in modo che anche le università siano attente a quelle dimensioni individuali e di contesto, o quelle dimensioni di contesto che possono in realtà, anziché promuovere benessere, favorire il malessere, e parlando di università, anche quelle dimensioni che hanno un ruolo anche rispetto al disinvestimento accademico, al dropout accademico. Promuovere l'inclusione delle minoranze sessuali e di genere, credo che siamo tra accademici. Continua a essere, come dire, un nodo irrisolto. Scriviamo, studiamo di inclusione, realizziamo magari ricerche, ma in realtà poi capire se i nostri atenei, i nostri luoghi di lavoro siano effettivamente dei contesti sicuri, forse in realtà, soprattutto in Italia, continua a essere una sfida, no? A causa di diverse questioni, credo che ci sia anche la scarsa attenzione rispetto al ruolo che l'università ricopre nel favorire alcune dimensioni identitarie peculiari della fase del ciclo di vita dei nostri studenti, no? Che è quella dell'emerging adult, e che richiede dei compiti evolutivi specifici, no? Il raggiungimento di alcuni compiti evolutivi specifici, penso all'amore romantico, penso allo sviluppare delle relazioni sentimentali e sessuali salde, penso all'autonomia e all'indipendenza. Penso a trasformare la propria motivazione allo studio, il proprio progetto di vita in qualcosa di effettivamente reale, concreto, no? Cioè mettere tutti e due i piedi nella fase dell'adultità. E su questo l'università, attraverso i suoi luoghi di studio, ma anche luoghi informali, attraverso i servizi, le policy, i programmi, anche attraverso la relazione con noi docenti, quindi, come dire, un livello orizzontale, verticale, può promuovere tutto questo e avere un ruolo fondamentale sullo sviluppo dell'identità in questa fase specifica e peculiare che è quella dell'emerging adult. In realtà, diciamo, nei nostri studi e poi come dire, l'approccio teorico di riferimento che fa da sfondo anche Xenia Project è quello del minority stress, vado un po' più rapida, che applicato all'università significa studiare quelle che sono le dimensioni del campus climate. Poi magari ci ritorno, Elena, se ci sono delle domande, perché inevitabilmente poi noi facciamo un po' dei voli pindarici, per cui magari saltiamo dei link fondamentali, di questo me ne scuso, ma poi c'è sempre l'ansia da prestazione del tempo che incombe, quindi magari faccio dei salti, però chiaramente, insomma, sono assolutamente disponibile a riprenderli, a vederli meglio questi salti. Comunque il modello del minority stress applicato al campus climate ci dice delle cose molto precise, cioè ci dice che appartenere a dei gruppi minoritari ed esperire nel proprio contesto di studio, in questo caso all'università, delle situazioni negative in relazione alla propria identità sessuale e di genere, in realtà è una relazione abbastanza diretta con quello che è il benessere, quindi tutte quelle dimensioni. Io sono una psicologa clinica, quindi sono anche molto interessata a tutte quelle dimensioni legate all'ansia, alla depressione, al disinvestimento dalle relazioni amicali, dalle relazioni col gruppo dei pari, ma non solo queste dimensioni che in qualche modo possono essere considerate un po' più cliniche, no? Di interesse dello psicologo clinico, ma hanno una relazione diretta, quindi appartenere a gruppi minoritari, esperire relazioni negative nel contesto formativo di appartenenza, perché appartenenti ad una minoranza sessuale o di genere o far parte della popolazione femminile, ha una relazione, può avere una relazione diretta con il successo accademico, e non solo il benessere, il successo accademico. Magari poi in fase di discussione possiamo approfondire anche rispetto al ruolo che ricopre
scoprono tutti quelle esperienze di microaggressioni, che sono quegli atteggiamenti, quei comportamenti, quelle frasi di cui, diciamo, come dire, tutti quanti noi in qualche modo abbiamo avuto esperienza nella nostra vita, come dire, sociale e lavorativa. Nel nostro studio volevamo proprio andare ad analizzare questo, vado un attimo più rapida, vi dico solo che in questo studio è venuto fuori in maniera abbastanza chiara, vi faccio vedere questa immagine che sono i risultati del modello di equazioni strutturali che mostrano chiaramente come ci sia un effetto significativo dello status minoritario sulla percezione del clima universitario e come percepire il proprio contesto universitario come ostile, negativo, poco inclusivo, svalutante, squalificante la propria identità sessuale di genere o l'identità sessuale di genere dei miei colleghi, in realtà ha una relazione col malessere, ansia e depressione, ma ha proprio, si associa direttamente con quelli che sono gli esiti di sviluppo considerati nel nostro studio e quindi con un maggiore rischio di disinvestimento accademico, pensieri legati all'abbandonare gli studi, persino con degli esiti in termini di performance accademiche, quindi insomma voti più bassi, lungo il proprio iter. Quindi chiaramente da tutti questi studi, dallo studio della letteratura scientifica, soprattutto internazionale, abbiamo messo a punto questo progetto, vi dicevo appunto sostenuto dalla comunità europea, che è il progetto Xenia, che rilascerà nel gennaio 2023 un indice attraverso la creazione di un algoritmo che permetterà agli atenei italiani e europei di poter monitorare quelle che sono alcune dimensioni legate al rischio di produrre, anziché inclusione e benessere, esclusione e malessere e dropout accademico. L'indice è costituito essenzialmente da due strumenti. Uno strumento che tende a ricavare, che permetterà agli atenei di ricavare degli indicatori di tipo obiettivo. E poi un altro strumento che verrà compilato dagli atenei interessati, da tutte quegli assi apicali che sono coinvolti nella governance dell'ateneo e che appunto possono promuovere, attivare e sostenere quelle politiche e quella cultura inclusiva di cui parlavo all'inizio della mia presentazione, ma anche uno strumento che va a ricavare quella che è la percezione degli studenti e delle studentesse dell'ateneo, perché un ateneo può anche essere, come dire, molto attrezzato, no? Rispetto a quelli che sono una serie di dimensioni, ve le mostro velocissimamente, ma poi appunto se volete ci ritorniamo, che possono promuovere l'inclusione, ma in realtà l'ateneo può averle, ma gli studenti e le studentesse non percepire il proprio ateneo come realmente inclusivo. E quindi ci interessava restituire attraverso, diciamo, questo strumento agli atenei una fotografia allargata, non soltanto se hai una serie di dimensioni che possono favorire l'inclusione, ma anche se i tuoi studenti, se le tue studentesse percepiscono effettivamente l'ateneo come inclusivo. E questo attraverso alcune questioni legate alla rilevazione di queste dimensioni, che sono ad esempio la pubblicizzazione, la presenza di dimensioni legate appunto alle microaggressioni. Velocissimamente, perché il mio tempo sta per finire, Ilenia, guardo il mio orologio, quali sono queste dimensioni? Sono quelle che vedete qui, la presenza nell'ateneo di una serie di dimensioni istituzionali, di organismi che possano favorire l'inclusione e la partecipazione attiva di tutti gli studenti, di tutte le studentesse, anche degli studenti, delle studentesse e degli studenti e studentesse che appartengono alle minoranze sessuali LGBT+, la presenza di curricula specifici, di programmi specifici, la presenza di servizi e di centri
penso, insomma, a una serie di pratiche, ad esempio legate all'attività sportiva, librerie, biblioteche, una serie di organizzazioni all'interno degli atenei che possono favorire tutto questo, appunto la cosiddetta dimensione policy e programs, e poi la presenza di una serie di situazioni che possano creare una buona qualità della vita organizzativa degli atenei, no? E che hanno una serie di indicatori specifici. Vorrei concludere in realtà non andando alle conclusioni che pure avevo preparato, ma in realtà dicendo che questo strumento in realtà non vuole essere uno strumento valutativo nel senso stretto, ma vuole permettere agli atenei non soltanto di capire come sono messi rispetto all'inclusione, ma quali sono quelle aree che andrebbero implementate, sostenute per promuovere l'inclusione. Quindi ci tengo a dire che non vuole essere uno strumento di valutazione, ma se volete anche un po' una guida per comprendere quelle che possono essere le aree da implementare appunto per sostenere processi di inclusione e soprattutto benessere. E il progetto di vita, sostenere il progetto di vita accademico dei nostri studenti e delle nostre studentesse. Elenia, sono stata proprio pelo pelo nel quarto d'ora, saltando 50 cose, ma quindi dandovi degli slot, ma sono qui per qualsiasi domanda. Interrompo la mia condivisione, credo di esserci riuscita. Annalisa, ti ringrazio per l'interessante presentazione e anche per il rispetto dei tempi, perché veramente sei stata molto molto precisa. Allora, io ho trovato appunto la tua presentazione molto interessante, molto pertinente, tra l'altro proprio con la nostra call, con quello che noi appunto desideravamo, diciamo il dibattito che volevamo innescare, e quindi ti ringrazio per questo, magari ci torneremo dopo. Intanto però volevo chiedere, insomma, qualcuno alle persone presenti se hanno, insomma, qualche domanda, perché abbiamo appunto, come abbiamo detto, lo spazio per uno o due domande, diciamo 5 minuti. Quindi ci sono domande? Potete fare un cenno, alzare la mano, scrivere in chat come preferite. Nessuno? Allora avrei io una domanda, perché appunto ho trovato tutta la presentazione, come ti dicevo, molto interessante, e appunto trovo in particolare anche questo strumento, no, che avete sviluppato all'interno di Xenia particolarmente utile proprio per cercare di appunto di monitorare, quindi non di valutare solo, ma proprio di monitorare appunto il livello di inclusività di un'istituzione come quella accademica. E la mia domanda però è, diciamo, è una, se vuoi, una richiesta di un chiarimento, nel senso che dalle ricerche noi sappiamo che le pratiche, no, di discriminazione, di segregazione di genere sono spesso invisibili fondamentalmente e non si esplicitano in modo, appunto, come dire, sono effettivamente qualcosa di subdolo che non si vedono, non sono solo le microaggressioni, ma sono proprio legate non solo a delle istituzioni, a delle normative istituzionali che anche in qualche modo, diciamo, sono bypassate, hanno dei bias, abbiamo diciamo dei processi di discriminazione che sono legati alla cultura del mondo accademico e del mondo di ricerca, ma abbiamo dei processi che sono legati proprio anche alle pratiche quotidiane di organizzazione del lavoro, o insomma di e allora ti chiedevo, mi sembra di aver capito, però correggimi se sbaglio, che appunto quest'indice lavora soprattutto molto a livello istituzionale, quindi cercando di monitorare quelli che sono gli interventi di tipo istituzionale, di tipo culturale, quindi tutti gli interventi che giustamente devono essere sostenuti dall'istituzione. Mi domando se in qualche modo si riescano a cogliere attraverso questo indice anche delle dimensioni relative a queste pratiche, appunto, più subdole, più legate a diciamo, dei livelli organizzativi, e che però noi sappiamo essere fondamentali, no? Perché è proprio lì
che per esempio nei processi di segregazione, di differenziazione di carriere basate sul genere si vanno a strutturare, no? Noi lavoriamo, siamo intorno a un tavolo e si assegnano compiti diverse, diciamo mansioni con prestigio diverse a persone in modo differente, a volte appunto senza, diciamo, semplicemente per questioni legate all'esplicitazione al genere. Sì, in realtà diciamo c'è una parte dello strumento che va a ricavare delle indicazioni rispetto proprio a dei dati obiettivi, no? Un certo tipo di distribuzione, per esempio, di quello che tu dicevi dei ruoli, no? E questo in qualche modo rientra in quella dimensione anche della qualità di vita, della vita accademica, no? Non della qualità di vita individuale, ma della qualità di vita accademica, quella dimensione che è appunto qualità di vita dell'istituzione. E poi però contemporaneamente c'è lo strumento della percezione, perché per noi è anche importante passare il messaggio negli Atenei che poi decideranno di utilizzarlo, questo strumento, che ci possono essere delle norme, no? Delle regole, appunto, insomma, che possono in qualche modo favorire un'equa distribuzione, ma poi che cosa avviene realmente nelle stanze, no? Nelle aule, nelle relazioni, e come tutto questo viene percepito. E proprio per questo l'indice è costituito, diciamo, di due macro strumenti. Tutti e due i macro strumenti vanno a ricavare le dimensioni che vi ho mostrato: istituzioni, policy, programmi, qualità di vita, servizi, eccetera. Come dire, ce l'hai o non ce l'hai, no? E questo primo strumento lo deve compilare un certo tipo di appartenenza all'istituzione, no? Chi fa parte della governance, perché ci interessava anche in qualche modo, mentre la persona compila, oltre che dopo, diciamo, nel risultato, no? Nella matrice definitiva. Noi poi abbiamo distinto il risultato, quello che è l'unicorno, dei risultati parziali, eccetera, eccetera. Ma in realtà che la persona andasse chiaramente a vedere che poi mancavano dei pezzi. Ma tutto questo poi nella percezione, nella relazione, no? Anche quando sediamo tutti quanti noi intorno ad un tavolo, in una riunione di sezione, in una riunione in consiglio di dipartimento, in un coordinamento didattico. Poi tutto questo come viene declinato e come si percepisce? Lo strumento della percezione, sinteticamente ve lo chiamo così, no? Strumento della percezione. Se volete, è come se fosse una dimensione obiettiva, sintetizzo, ed una dimensione soggettiva. Non va compilata soltanto dagli studenti, ma va compilato anche dallo staff, personale docente e personale amministrativo, perché l'università non è fatto soltanto dagli studenti e le studentesse e da noi docenti, ma è fatto dal personale tecnico e amministrativo che vive nelle nostre organizzazioni e che esperisce tutte quelle dimensioni di cui poi Elenia, anche tu parlavi, anche nella distribuzione, no, dei ruoli, delle competenze, no? Che cosa avviene nelle stanze in cui si decide, come avviene, attraverso quali normative, ma anche attraverso quali pratiche, quali dinamiche, quali clima, no? E tutto questo l'indice prova a sondarlo, sintetizzando in una maniera proprio basica, perché capirete che invece lo strumento è molto complicato, è molto complesso. Noi ci abbiamo lavorato in realtà un anno e mezzo. Noi adesso partiamo con la fase del pilot in 5 università europee, quindi diciamo lo strumento è pronto, chiaramente faremo il pilot e poi verrà licenziato alla fine del prossimo anno, dicembre 2022, e quindi è molto complicato. Però se lo volessimo proprio semplificare, una dimensione obiettiva e una dimensione percettiva, di percezione soggettiva, che però coinvolge, vuole coinvolgere tutti i livelli dell'organizzazione.
Non so, Ilenia, se ho risposto alla tua domanda. Se, a meno che non ce ne siano altre domande da parte delle altre persone. No, ne avrei una rapidissima. Volevo togliere spazio prima. Mi facevo riferimento al fatto che se questo strumento ha al suo interno, proprio nelle pratiche a cui faceva riferimento Ilenia, anche a quelle pratiche amministrative, per esempio, per l'attivazione della carriera alias. Sì, assolutamente, in tutte le diverse forme. Ovviamente l'algoritmo, essendo diciamo, implementato da una rete europea, noi Sinapsi siamo capofila, ma tutta la prima fase, per esempio, l'abbiamo affidata all'Università di Dublino insieme a noi, proprio anche come dire, a quei contesti in cui, se volete, perdonatemi, c'è anche una maggiore sensibilità rispetto a tutta una serie di dimensioni, no? Che anche in Italia sono molto più identitarie, sono molto meno, come dire, sostenute, riconosciute. Quindi lo strumento della carriera alias è uno degli strumenti. Io vi ho nelle slide, poi non so se Ilenia le lasciamo, Ilenia Ester le lasciamo, c'è anche, diciamo, il link che potete andare a vedere, ma se anzi un appello, chi di voi è interessato, ad esempio, a me farebbe anche piacere, Alessia, insomma, se ti va di testarlo in qualche modo, al di là della fase del pilot, se conoscete i programmi europei, sapete che diciamo siamo molto stretti sulle cose che dobbiamo fare, ma al di là di quello che dobbiamo fare da programma, invece mi farebbe piacere se chi di voi è interessato, compilarlo, dirci qualcosa. In questo momento è presente soltanto la versione inglese, quindi insomma, però insomma, se ti va Alessia, mi farebbe piacere, insomma, a chi di voi è interessato, vi invio il link, così insomma, come un feedback rispetto a, ma uno degli strumenti della carriera alias, ma chiaramente nel panorama europeo ci sono diverse possibilità e anche secondo me che superano il nostro strumento italiano all'avanguardia della carriera alias, come dire. Io ho una domanda velocissima, anche perché se no andiamo troppo fuori di tempo, però è veramente molto interessante, quindi complimenti sia per la diciamo, creazione dello strumento, sia anche naturalmente per l'interesse del paper che tu hai presentato. Tra l'altro io mi candido come Università di Cagliari per testare lo strumento, perché Ah! Grazie. mandi il link, grazie mille. Volevo chiederti appunto questo, avrei molte domande, ma ne ho scelto una giusto per quella più pressante, diciamo. Siccome in questo momento come prorettrice per l'uguaglianza di genere sono impegnata in alcuni programmi europei che si occupano proprio di valutare, diciamo, il livello di inclusività sotto il profilo prevalentemente appunto del genere, ma non soltanto quello. Quindi mi chiedevo, nella realizzazione di questo strumento, come è entrato il principio di intersezionalità, se l'avete preso in considerazione, anche perché sono paesi differenti, no? Quelli che lo stanno costruendo e testando, rispetto ad alcune dinamiche. Penso in particolar modo, per esempio, all'origine etnica, perché poi la composizione dei nostri atenei è molto differente anche da questo punto di vista, e sappiamo bene quanto interagiscano questi fattori, ma anche, ad esempio, la componente socio-economica. Quindi, se avete preso in considerazione anche con un sistema di paesi, non so, anche questi elementi nella creazione dello strumento. No, questo no, Esther, ma perché appunto i programmi europei sono molto stretti e l'idea, diciamo, che avevamo presentato ormai, insomma, un po' di anni fa, in realtà teneva insieme, voleva tenere insieme, le donne e le persone LGBT+. Quindi, diciamo, e anche su questo, c'è stata una lunga discussione all'interno della partnership, perché potete anche capire che è un progetto che voleva tenere insieme, no? È stato a lungo dibattuto. Questo è quello che, diciamo, ha approvato il progetto europeo e questo è quello, diciamo, che fa Xenia. Ma in realtà, noi come Sinapsi lavoriamo moltissimo sulla dimensione etnica, sullo stigma etnico-religioso, ma anche sulle questioni legate agli svantaggi socioculturali. Vado fuori tema rispetto al mio intervento di oggi. Sta per partire un progetto dell'Università Federiciano implementato dal Centro di Ateneo Sinapsi che si chiama Family e che tende a sostenere attraverso, ad esempio, anche delle borse di studio, gli
gli studenti appartenenti a minoranze etniche e religiose che si ritrovano in svantaggio sociale o addirittura ragazzi orfani per essere sostenuti nel proprio percorso di studi, come dire, quindi Sinapsi è molto attento a tutte quelle dimensioni. Io appunto sono andata chiaramente velocissima, però a tutte quelle dimensioni e la sezione antidiscriminazione in particolare, tutte quelle dimensioni che alimentano lo stigma sociale e che possono attivare dei processi di esclusione sociale. In Xenia noi siamo stati molto centrati sul compito e potrete capire che non è stato neanche facile, ma quando vedrete lo strumento, spero che possiate apprezzare come c'è questa attenzione all'identità di genere, all'identità sessuale in tutte le sue dimensioni: orientamento sessuale, sesso Annalisa, biologico, mi sento. perdonami, perdonami, devo per forza interromperti, mi dispiace moltissimo perché No. veramente la discussione è interessante, ma altrimenti Grazie non siamo mille. nei tempi e quindi Grazie a andrei voi. avanti, poi torneremo Grazie. nella discussione, Sì. perdonami. Ma poi no, Allora, assolutamente, sono disponibile anche in futuro attraverso l'email, chiacchierate, caffè virtuali, assolutamente, però eccetera. purtroppo il tempo, come Grazie. sappiamo, Sì, presta. adesso c'è il secondo paper, il secondo intervento, contributo multiautoriale, ma qui è presente Arianna Santero, Università di Torino, che ce lo presenta a nome anche delle altre autrici, credo, sì, giusto, non sono collegate, Manuela e Maddalena. Il titolo di questo intervento è Contesti in Vertical Gender Segregation in Accademia, quindi siamo perfettamente, diciamo, in linea con l'intervento precedente. Lascio subito la parola ad Arianna e poi per la discussione avremo modo, insomma, di approfondire. Prego, Arianna. Grazie Esther, sto provando a condividere lo schermo, lo vedete correttamente? Allora rimetto presentazione. Sì. Eccomi. Allora sì, buongiorno a tutte e grazie per organizzare questo panel molto interessante e utile. La relazione di questa mattina appunto è preparata insieme anche a Manuela Naldini e Maddalena Cannito e sostanzialmente è parte di un progetto più ampio, un PRIN, che riguarda appunto le disuguaglianze di genere nelle università italiane. Per questa presentazione siamo concentrati in particolare sulle posizioni apicali e in particolare sul passaggio da professori associati a professori ordinari. Perché questa scelta? Da un punto di vista anche della valutazione di quali interventi, di come predisporre degli strumenti di contrasto alle disuguaglianze di genere, nel contesto dell'affermazione di un'accademia che possiamo definire abbastanza concordemente anche neoliberale, in cui anche l'accountability diventa sempre più centrale, uno degli indicatori che vengono inseriti nei gender equality plans, ma anche nelle azioni, piani di azioni positive, anche nelle linee guida del gender budgeting del CRUI del 2019, ad esempio, è proprio l'indicatore del soffitto di cristallo, calcolato tendenzialmente con l'incidenza di donne che sono professore ordinario, sul totale dei professori ordinari. Abbiamo sulla parte di letteratura, andrò rapidissima per stare nei 15 minuti, anche perché qui siamo tutte un po' avvezze a destreggiarsi in questi risultati di ricerca, che comunque confermano che disuguaglianze di genere non sono rilevabili solo a inizio carriera, ma persistono anche nei livelli più alti della carriera. Questi sono dati del 2018 medi, però se si confrontano i dati italiani con quelli dell'Europa a 28, vediamo che il grado A corrisponde ai professori ordinari, diremmo in Italia. L'incidenza delle donne in media è il 22,2%, quindi ancora più bassa della già bassa 23,4% della media europea. Quindi in questo senso anche un contributo sul caso italiano può essere interessante anche in prospettiva comparata, per la rilevanza che ha e ancora più questi divari sono ancora più evidenti quando ci si concentra sulle discipline STEM, diciamo. L'approccio che diciamo le lenti teoriche che abbiamo utilizzato per questo lavoro
partono dallo schema del genere come struttura sociale della Riesman, di Barbara Riesman, che poi ha sviluppato, anche perché era stato criticato sostanzialmente per avere uno sguardo molto deterministico, anche però appunto guardando a livello micro della possibilità anche di agency degli attori sociali, che si trovano quindi in un contesto macro, diciamo così per capirci, più istituzionale e culturale, come è stato detto anche dalla presentazione precedente, anche da Elenia Picardi, fatto di norme, di leggi, anche di norme sociali e di aspetti più culturali, ma si concretizza, come è emerso anche dai risultati, dalle proposte di Annalisa Amodeo, anche a livello di cultura organizzativa e di clima organizzativo, anche di pratiche dell'interazione. E qui noi ci siamo un po' concentrati sui dipartimenti, perché in Italia sono una dei luoghi dove si lavora e si creano queste interazioni e culture organizzative, e anche a livello di Ateneo, e anche a livello individuale, fatto di credenze, pratiche, ma anche preferenze, ma diremo anche strategie. E vedremo un po' in questo lavoro come forse poi suggeriremo di guardare anche alle strategie di fronteggiamento di questo contesto. Forse alcune delle disuguaglianze, delle pratiche che riproducono queste disuguaglianze, possono anche leggersi come strategie di adattamento a un contesto che, per usare un termine molto, molto in cui ci riconosciamo anche noi come nei nostri risultati, è legato a questo minority stress, potremmo dire. Quindi però centriamo pian piano guardando i dati, perché questo è un lavoro più appunto su dati tratti da interviste, adesso centriamo. Quindi un brevissimo cenno allo stato dell'arte, perché anche su questo credo che tra i partecipanti e le partecipanti abbiamo abbastanza una base comune su questo. Per sintetizzare i principali risultati che emergono in particolare dagli studi più quantitativi, in cui anche le economiste e qualche economista hanno contribuito a produrre dati, anche oggettivi appunto e quantitativi, possiamo per brevità diciamo individuare due principali filoni mainstream di letterature, di anche contributi empirici che documentano disuguaglianze di genere persistenti nell'accademia. Un primo insieme, set di spiegazioni, loro utilizzano questo insieme di studi a molto spesso l'approccio causale, insomma, riguarda il lato dell'offerta. Quindi le motivazioni che ci conducono a spiegare il perché delle persistenze di disuguaglianze atterrebbero, sarebbero da collegare a comportamenti focalizzati sulla autoselezione, meccanismi di autoselezione. In questo senso le donne avrebbero più bassa autostima, sarebbero meno competitive, avrebbero preferenze più forti per responsabilità familiari rispetto agli uomini. Inoltre avrebbero più basso livello di propensione al rischio e anche minore competitività, sostanzialmente. Questi sono attributi che vengono un po' riscontrati. Un altro set di spiegazioni invece si rifà piuttosto a guardare al lato della domanda, considerando soprattutto comportamenti discriminatori delle istituzioni universitarie, sostanzialmente. Qui i gender bias, che sono già stati nominati nella prima parte del panel, potrebbero avere origini diverse, ad esempio basate su pregiudizi, su visioni sessiste, anche su credenze ideologiche, a proposito di le caratteristiche che devono avere le persone che ricoprono alcuni ruoli, alcune posizioni. E quindi ci possono essere barriere culturali espresse anche a stereotipia riguardo ai ruoli del mascolino e del femminino, che si ritrovano, in questa letteratura la riscontrate, in tutte le fasi delle carriere, anche nelle procedure, per esempio, di reclutamento, nelle procedure di promozione, nella costruzione della eccellenza scientifica. Quindi quello che proveremo a fare in questi minuti che ci restano è cercare di concentrarsi sul punto di vista dei professori associati, sostanzialmente, e cercare di concentrarsi sui processi
che sono in parte percepiti e in parte meno, ma si leggono confrontando le interviste che abbiamo rivolto sia uomini che alle donne, quindi cercando di superare concentrarci meno sull'individuazione di fattori, ma di vedere piuttosto come questi contesti che abbiamo prima definito come macro, meso e anche micro dell'azione individuale producono dei processi nel tempo che rinforzano e riproducono disuguaglianze di genere. Quindi abbiamo individuati alcuni che vedremo meglio nella presentazione. Quindi le nostre tre domande su cui ci concentriamo sono: quali sono i principali processi di genere che possono dare conto della riproduzione della segregazione verticale per genere? Guardando in particolare alle testimonianze degli individui, quindi ponendoci soprattutto a livello della percezione individuale. Guardando invece con maggiore attenzione alla dimensione dell'interazione nelle organizzazioni di dipartimenti degli Atenei, vorremmo provare a indagare quali dimensioni di genere delle varie componenti delle attività, proprio perché siamo in un contesto di valutazione e di individuazione di indicatori, quindi quali attività, quali aspetti dell'attività che riguarda l'attività accademica possono essere condizionate e condizionanti poi strutture di genere. E quindi quali possono essere, dal punto di vista sempre dei nostri intervistati, le aspettative rispetto a azioni positive, interventi, misure per ridurre le disuguaglianze di genere, se ci sono aspettative, e vedremo quello che sta emergendo. Quindi, come anticipato, questi dati sono tratti da un progetto più ampio che ha anche una parte di analisi quantitativa. È un progetto ancora in corso. Quindi abbiamo terminato la realizzazione, la trascrizione di queste interviste, queste 64 interviste semistrutturate che abbiamo svolto online con professori associati anche postdoc, quattro università italiane diverse, coinvolgendo sia dipartimenti in area STEM che umanistici, sia uomini che donne, ma l'analisi è ancora in corso. Quindi vi ringrazio già da ora da ogni commento che può riguardare come proseguire l'analisi. E quindi appunto vi raccomando di considerare queste prime riflessioni come risultati parziali, perché dobbiamo ancora appunto proseguire con l'analisi. Abbiamo utilizzato Atlas come software, abbiamo lavorato molto sull'intersoggettività nel gruppo di ricerca. Su questo non mi dilungo, sono sostanzialmente i temi della traccia di intervista. Il progetto era stato pensato prima della pandemia, quindi le interviste dovevano essere faccia a faccia, poi si sono svolte online, ma comunque abbiamo riscontrato una partecipazione positiva, anche profonda, nell'andare nel merito, e quindi ci sembra che sostanzialmente abbia funzionato, non abbia snaturato troppo. L'intento di questa traccia di intervista, che era appunto, da un lato, ricostruire la traiettoria occupazionale, dall'altro vedere anche come altre traiettorie biografiche nel corso di vita, familiare ad esempio, potevano intersecarsi con quelle che poi sono anche rappresentazioni del contesto organizzativo in cui queste persone lavorano. Quindi, dedicando gli ultimi 5 minuti, 6 minuti ai risultati preliminari. Da un punto di vista delle percezioni delle asimmetrie di genere, come accennava anche Ilenia Picardi prima, non sono così consapevoli i nostri intervistati, che alcuni dei vissuti di malessere che hanno riportato sono collegate a disuguaglianze strutturali di genere. Per dare un'idea di quello che sta emergendo, nel riquadro giallo vedete due set di penalità che hanno riguardato in prevalenza le donne. Il primo, quindi, ricevere meno supporto durante la carriera, supporto di colleghi, del network, essere escluso da network informali, ma anche tutta la parte che riguarda le molestie. Questo primo set, di svantaggi non sono percepiti come collegati a disuguaglianze di genere strutturali. Questo sono analisi parziali e dovremo verificarle, ma quello che sta emergendo è che le persone riportano questi vissuti senza collegarli a processi discriminatori. Tra i vari processi che stiamo facendo emergere, quello che invece uno dei pochi, forse finora il più chiaro,
che è collegato invece a disuguaglianze tra uomini e donne è quello che riguarda gli svantaggi di avere figli durante il percorso accademico. Quindi tra tutti i processi che stiamo riscontrando, questo è quello che è più chiaramente collegato come uno dei motivi per cui per le donne è più difficile la carriera accademica. Da questo punto di vista però, quello che ci premeva, insomma, discutere e condividere anche con voi, è che comunque, anche se questo aspetto è chiaramente collegato più per le alle carriere femminili, ma non solo, perché per esempio Harry è un uomo e dice di essere molto coinvolto nella cura dei suoi figli, e anche lui ha questa percezione che questo poi ha delle conseguenze, sul piano della produttività, sul piano dell'introduzione lavorativa. Tuttavia è sempre, diciamo, la risposta a questa penalità è sempre considerata una questione individuale, una responsabilità individuale. Quindi le strategie che hanno attuato le intervistate, che sono comunque in questa presentazione ci concentriamo su donne che sono e uomini che sono comunque arrivati in una posizione di professore associato, sono posporre la maternità fino a quando hanno, insomma, conseguito una posizione di tenure track, ridurre al minimo oppure rinunciare del tutto ai congedi, cercare di aumentare la presenza, insomma una serie di strategie per ridurre la penalità collegata ai compiti di cura, sostanzialmente cancellandone traccia sul lavoro. Inoltre, un altro processo che abbiamo individuato è il presentare per chi non ha figli, il presentare il fatto di non avere figli come una scelta. Quindi tendenzialmente presentarla come una situazione di child free, cioè appunto una scelta, piuttosto che una childlessness. Anche se poi, proseguendo l'analisi di interviste, si vede che c'è stata un'interferenza tra il percorso accademico e l'altro. Qua c'è qualche estratto di intervista. Per esempio Carla dice che appunto ha scelto di posporre l'avere figli. Alice dice di non parlare, io non ho mai parlato dei miei figli a nessuno fino a quando non sono diventata professore, tra l'altro professore, non professoressa, e questo ricorre tantissimo. Allora mi sentivo un pochino più tranquilla, quindi non dovevo proteggermi. Però io ho evitato di parlare della mia famiglia al lavoro, e non perché mi faccia piacere, ma perché è un modo in cui una donna, a mio parere, può proteggersi. E peraltro notiamo tra docenti, professoresse che sono in ambito umanistico, più consapevolezza, quindi per esempio Alice è anche impegnata sul fronte dei diritti e degli incarichi anche nella governance su questo fronte, e in altri casi ancora più inconsapevole il fatto di non averlo detto, cioè lei dice non perché mi faccia piacere, ed è una delle poche, perché tutti tendono a presentarlo come una scelta. E poi per esempio invece Sandro, anche lui è impegnato in attività che è in ambiti proprio di scienze più STEM, anche per la promozione delle pari opportunità, e lui dice ci sono colleghe e studentesse che vanno come un treno anche se hanno figli, però già in questa frase, malgrado lui comunque presenti un riferimento anche valoriale inclusivo, denotano il fatto di comunque presentarlo come un ostacolo, cioè si dà per scontato che in qualche modo sia un ostacolo. Quindi poi abbiamo, malgrado la maternità si è riconosciuta come un rallentamento, sostanzialmente è considerato un compito individuale. Quindi vi lascio nelle slide e le riassumo per cercare di, insomma, finire con altre riflessioni che volevo portarvi oggi. Sostanzialmente comunque il modello dell'adulto lavoratore senza condizionamenti è considerato neutrale rispetto al genere, perché questi intervistati e intervistate dicono che le stesse regole del gioco valgono sia per gli uomini che per le donne, quindi non è percepito come un modello di per sé iniquo. E Bea peraltro ha rinunciato alla sua vita privata, ma dice che non è stato l'ostacolo alla carriera, è stata lei stessa. Karen, per esempio, nel periodo in cui non aveva un contratto, comunque ha dovuto continuare lo stesso a lavorare anche senza contratto, anche se aveva due figli, e dice che comunque era una cosa che lei desiderava moltissimo, e così via. Quindi stiamo trovando molti dati a proposito di questo. Per quanto riguarda le ultime due parole, se posso essere... Ilenia, me le concedete velocemente? Velocemente, dai, concedete. Okay.
Per quanto riguarda le attività, sostanzialmente ci sono distribuzioni di attività che percorrono il genere, e tendenzialmente le donne svolgono attività che sembrano meno collegate a avanzamenti di carriera a livello apicale. Ad esempio, campi di studio che sono più femminilizzati e che conducono, ad esempio, ad avere una minore velocità di pubblicare o ad avere meno finanziamenti. E gli uomini in questi stessi campi di studio presentano narrazioni sulla progressione di carriera molto simili a quelli delle donne, peraltro. Meno risorse materiali e finanziarie, e rispetto alla valutazione, poi rispetto alla didattica anche, un maggiore coinvolgimento nella didattica come tempo dedicato, anche coinvolgimento emotivo con gli studenti, e anche corsi così definiti di servizio, per esempio corsi mutuati per altri dipartimenti che presuppongono moltissimo lavoro in più amministrativo, ma che poi non vengono molto riconosciuti in termini di carriera. Ricerche in campi marginali, e anche, e su questo volevo dire le ultime parole, narrazioni a proposito di promozioni che non sono desiderate, sia quando le donne, nel caso delle donne, le stiamo riscontrando, promozione a professore ordinario, cioè stiamo riscontrando narrazioni di donne che dicono: ma io non voglio diventare professore ordinario. Questo sia nel caso di carriere, diciamo, veloci, quindi di donne che hanno avuto più pubblicazioni degli uomini, sono state più veloci degli uomini, come nel caso di Bea. Lei dice: c'è stata un'ondata di protesta quando sono diventata professore associato prima di altri, e lo sono diventata tramite un algoritmo. E poi tutto un pezzo che adesso non ho messo in slide di delegittimazione dell'algoritmo con cui è stata selezionata lei, che era basato sul numero di pubblicazioni, diciamo la definizione di eccellenza canonica, che però nella sua narrazione la delegittima la sua posizione. Poi lei dice: io non voglio diventare professore ordinario perché comunque implica un lavoro manageriale che a me non interessa. Molte donne esprimono una vocazione profondamente espressiva legata al lavoro, quindi fare ricerca, la scoperta, l'insegnamento, e dicono che se diventassero parte della governance anche in Italia, e questo è uno svantaggio che riportano competitivo dell'Italia rispetto ad altri paesi, sarebbero sommerse dal lavoro amministrativo ancora di più e da compiti di gestione del potere che non sentono come alla base della loro anche battaglia, soprattutto per quelle nell'area STEM, che hanno condotto per legittimarsi come scienziate. Cioè loro dicono che hanno seguito la loro vocazione e grazie a questo hanno superato varie prove. La perderebbero diventassero ordinarie. Questa promozione non voluta, riteniamo, è costruita dal contesto, anche per una serie di processi di delegittimazione delle carriere femminili che ripercorrono le varie fasi delle carriere. Anche per questo motivo è così difficile esplicitare, riteniamo, è così difficile percepire le asimmetrie di genere come discriminazioni. Sia perché molti, sostanzialmente tutti gli intervistati e anche le intervistate condividono l'idea di eccellenza scientifica come neutrale, oggettiva, e quindi non possono pensare che non è così, cioè hanno poca consapevolezza del fatto che la scienza è una costruzione sociale, e sia perché le carriere sono impostate da molti punti di vista come una responsabilità individuale, e c'è poca propensione a considerare invece alcuni problemi del lavoro, della qualità del lavoro, del benessere, non solo legati alla discriminazione, come questioni invece anche collettive. Da questo punto di vista, rispetto alle possibili interventi e misure, abbiamo trovato bassissime aspettative, bassissimo livello di advocacy finora, bassissime richieste di interventi. L'unica sfera in cui è un po' più legittimo prevedere interventi o desiderarli, anche solo pensare che sarebbe bello averli, riguarda la conciliazione appunto tra vita privata e lavoro, ma sono anche disinformati su quello che già c'è gli intervistati. Da questo punto di vista, per esempio, le quote sono presentate da tutti come: non vogliamo le quote, sono controproducenti, così. Quindi questi risultati, diciamo, in questo contesto che alcuni hanno definito anche post-femminista, richiamano l'importanza di, Giacomo appunto dice no quote, richiamano l'importanza anche di legittimare tutti questi interventi, perché sennò, come si diceva prima, rischiano poi di avere ricadute circoscritte, e anche di guardare come il rallentamento delle carriere delle donne e il loro permanere in certe posizioni possa essere una strategia di coping rispetto a un contesto che rende davvero basso il livello di benessere se si va in modo contronormativo.
Quindi è come un adeguarsi per avere un livello di benessere accettabile. Quindi vorremmo approfondire le diverse strategie delle donne e degli uomini per proseguire nella carriera. Grazie. Grazie mille, Arianna. Non so se abbiamo spazio, Ilenia, per forse una domanda al massimo, nonostante fosse veramente ricchissima la presentazione. Molto interessante, però appunto ci sono domande? Se non ce ne sono, volevo solo fare un'osservazione al volo, ma è proprio un'osservazione più di una domanda, perché è vero che abbiamo un po' sforato i tempi, ma per il fatto che la relazione era talmente esaustiva che a molte di queste domande ha già risposto durante l'esposizione. Mi chiedevo soltanto, ho trovato molto interessante la parte in cui una delle intervistate diceva che lei era stata promossa a professoressa associata, anzi a professore, grazie ad un algoritmo, e mi chiedo se la delegittimazione anche dell'algoritmo, anche di questo Moloch, no, del merito, dell'eccellenza, che appunto, come dicevi alla fine, raramente viene messo in discussione anche trasversalmente rispetto al genere, guarda caso proprio nel caso di una promozione apparentemente eccentrica di una donna prima di altri sulla base di un algoritmo viene delegittimata solo quando è una donna ad esserne, diciamo, protagonista, persino dalla stessa donna. Quindi è molto interessante anche come questione di riflessività, diciamo, su questo tema. Sì, grazie. Infatti finora sì, cioè non abbiamo terminato tutte le interviste, però quello che emerge invece è che di solito le stesse algoritmi, se riguardano uomini, vengono presentati come bravissimi, eccellenti. Come oggettivi. Ma quello che emerge da questa è il ruolo della cultura organizzativa. Cioè lei dice, io ho colleghi che si sono trasferiti in altri paesi perché non hanno accettato, non potevano accettare la mia promozione. Quindi quello che insomma volevamo contestare un po' i lavori che riguardano, diciamo, il lato dell'offerta, che quindi dicono le donne hanno delle attitudini, diciamo, all'autoselezione, vorremmo un po' contestarlo perché un contesto sostanzialmente rinforza queste attitudini. Sì, Arianna, cioè vedo Emanuela Reale, che ha una proprio al volo. Prego. Guarda, io volevo chiedere, ci sono tanti commenti che mi sarebbe piaciuto fare, però volevo chiedere una spiegazione invece sul mappa concettuale, sul conceptual framework che hai mostrato, perché non mi è chiaro sulla parte supply side che cosa significa productivity. Cioè, sostanzialmente alcuni studi rilevano che le donne in media producono meno, cioè producono meno articoli, perché scelgono di non produrre, sempre è legato a questa dimensione delle, diciamo, responsabilità individuali. Scusami se sì, questo lo avevo immaginato, ma perché sulla supply side? Perché in realtà il problema della produttività è esattamente il tipo di pressione che viene fatto, cioè mi domandavo in sostanza se non fosse un aspetto trasversale rispetto sia alla supply che alla demand side, perché dalla parte demand side è estremamente forte la pressione sulla produttività in accademia, quindi in realtà forse, cioè non lo so, lo pongo... Sì. Ma personalmente concordo, grazie a questa riflessione, e concordo nel senso che quello che stiamo appunto vedendo, che sostanzialmente quasi, cioè vale anche per gli altri aspetti, che nella letteratura appunto più insomma quantitativa vengono presentati come aspetti che riguardano l'offerta e come appunto le donne si pongono in modo diverso rispetto agli uomini, sono in realtà derivate da un contesto. Cioè è anche la carenza di dati longitudinali, perché quasi tutti questi studi sono cross-sectional, cioè presi in un momento del tempo. Quindi se tu prendi in un momento del tempo, le donne hanno alcune caratteristiche e gli uomini in altre caratteristiche. In realtà se si guarda invece alle carriere, si nota che le donne e gli uomini sostanzialmente realizzano le carriere in contesti diversi, pur essendo nello stesso ambiente, contesti relazionali diversi che delegittimano alcuni indicatori e pratiche piuttosto che altre. Quindi se, a mio parere non riguarda solo riguarda la produttività, come dicevi, e anche altri aspetti. Bene, allora io passerei al prossimo paper. Avrei tantissime, diciamo, domande e considerazioni da fare sull'intervento di Arianna,
che ho trovato molto interessante e molto in sintonia tra l'altro con le cose di cui mi sono occupata, per cui spero di poterci tornare in uno spazio successivo dopo nella discussione, ma adesso appunto il tempo ci costringe ad andare al prossimo paper, che è di Maria Lucia Piga e di Daniela Pisu, il titolo della presentazione è Quale Gender Sensitive Approach? Un nuovo inizio per valutare le sfide di genere nell'Ateneo Sassanese, e a presentarlo sarà Maria Lucia Piga, che è qui collegata con Milenia Picardi, però appunto è Maria Lucia Piga. Sì, buongiorno a tutti. Intanto mi dovete scusare, alzo le mani, ero convinta che fosse alle 10, tutto qui, e quindi è per questo che all'inizio non ero presente. Intanto vi ringrazio moltissimo di questa occasione offerta per discutere di tutti questi che possiamo chiamare lavori in corso. Ho l'onore di comparire sotto il nome di Ilenia Picardi. Non so per quale mistero della tecnica, però comunque voi mi sentite. Oppure adesso provo a condividere le slide, che però... Ah, eccolo qua, condividi schermo. Eccolo qua. Vediamo un po'. Si sta avviando, perfetto. Vediamo le slide. Sì, ecco. Quindi presento questo lavoro insieme a Daniela Pisu, che oggi purtroppo non può essere presente. Siamo tutte e due del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università degli Studi di Sassari, dove io sono professoressa associata e Daniela Pisu è assegnista di ricerca e per la precisione è stata finora in questo ultimo anno assegnista di ricerca proprio nel progetto di cui Arianna ha fatto la presentazione, essendo anche l'Università di Sassari partner di questo PRIN. Infatti avrei insomma tante cose da aggiungere, ma credo che potremmo farlo anche in separata sede oppure magari nel corso di questa esposizione. Vediamo un pochino. Allora, sappiamo che il divario di genere è un problema persistente nel mondo accademico italiano in diversi campi scientifici, come appunto la ricerca che ha appena esposto Arianna dimostra. I dati sulla componente femminile parlano chiaro ed evidenziano il problema sul piano sia qualitativo sia quantitativo. Un divario focalizzato non solo sugli status ruoli delle donne, ma anche sulla loro scarsa presenza numerica. L'assenza di donne ai vertici delle organizzazioni è solo la punta di un iceberg costruito con stereotipi correlati a molteplici fattori in diversi settori e non solo in quello accademico. Allora, per mettere insieme queste riflessioni che vogliono esporre lo stato dell'arte dell'Università di Sassari, ci siamo rifatti a due quadri teorici. Uno è il Gender Sensitive Approach di Drew e Canavan e di Hacker, ecco, in base al quale diciamo che l'uguaglianza e la sensibilità di genere non sono solo valori in sé, ma un tassello fondamentale per riformare l'Accademia. Quindi qua si pone il problema di rivisitare il mondo accademico per affrontare queste sfide, con un diverso coinvolgimento degli uomini, anche per superare il corporatismo strisciante, diciamo così, tradotto così. Ecco, inoltre, l'altro riferimento sono gli studi sulla gender organization. Perché è importante il focus sulle pratiche organizzative e sui gendering processes, perché sono profondamente radicati nelle società capitaliste industriali e di queste rappresentano una strategia di controllo, diciamo. Ecco, ostacolano le opportunità di avanzamento delle donne a tutti i livelli della gerarchia organizzativa.
E qua è importante capire il senso di rapporti di lavoro neutro, o cosiddetto neutro o falsamente neutro, perché è parte di una più ampia strategia di controllo che fa leva non solo sul genere, ma su altre forme di disuguaglianza che tardiamo a recepire. E perché qua sarebbe veramente importante un approccio intersezionale. Allora, la domanda è: dove cercare la causa degli squilibri e dei divari di genere? Quali innovazioni di governance sono necessarie per rispondervi? Ecco, gli interrogativi di ricerca del presente lavoro mirano a comprendere se le dinamiche di governance nell'università siano orientate alla valorizzazione delle differenze o se invece, sottovalutando il problema, possono continuare a riprodurre e alimentare le disuguaglianze di genere. Quindi, nel nostro lavoro vorremmo fornire una valutazione dell'impatto di genere delle strategie di policies recentemente programmate in materia di pari opportunità nell'Università di Sassari, con l'obiettivo di evidenziare le innovazioni necessarie e possibili e con riferimento al ruolo dei CUG, perché vedremo la valutazione di impatto dei PAP, dei piani di azioni positive proposti dal CUG nel triennio 2017-2019. Ecco, e quindi partire da qui per capire le innovazioni possibili che intendiamo sviluppare col progetto Innovation for Gender Equality in Academia, IGEA, recentemente avviato dal Centro Studi di Genere di Ateneo. Il Centro Studi di Genere Argino, Advanced Research on Gender Inequalities and Opportunities, fondato nel 2018 dall'Università, nell'Università di Sassari, fondato dalla sottoscritta e da altri due colleghi, una giurista e un medico, in modo da coinvolgere altri due dipartimenti, quello di giurisprudenza e uno dei due dipartimenti di medicina. Allora, un'istantanea dello stato dell'arte, ecco, fa vedere in termini di banali numeri lo squilibrio di genere. Perché allora abbiamo nel personale tecnico, amministrativo e bibliotecario 221 uomini e 298 donne, quindi qua abbiamo uno squilibrio a favore delle donne, mentre nel personale docente 421 uomini e 243 donne, professori di prima fascia 126 uomini e 23 donne in tutto l'Ateneo. Ecco, poi questo divario si ripropone come problema di reclutamento, perché in base alla diciamo alla riforma Gelmini abbiamo 73 uomini e 38 donne, che è un problema in modo illuminante messo in evidenza dai Lini a Picardi, e quando ci parla di porta di cristallo. Passiamo velocemente alla governance, che vede 13 uomini e 9 donne nel Senato, 7 uomini e 4 donne in giunta, alla guida dei dipartimenti 7 uomini e 3 donne, nel CDA 7 uomini e 6 donne, nelle scuole di dottorato 7 uomini e 3 donne, poi infine mai una rettrice, vabbè, è una prorettrice. Ecco, allora, diciamo, cosa ha fatto il CUG su questo? Ecco, come è possibile analizzare e non dico ancora risolvere o quali sono le strategie di coping, cioè come affrontare, ma visibilizzare, rendere nero su bianco, evidenziare, insomma, ecco. Allora, la domanda è questa: il CUG
arriva a dare conto nelle sue relazioni annuali di quanto ha programmato, nel senso che riesci a valutare, ecco, la sede che ospita questi nostri interventi è veramente la più adeguata per ragionare sulle debolezze, le debolezze dei processi, delle culture valutative nei singoli atenei, perché probabilmente è lì che potremmo capire una serie di cose. Allora, il CUG 17-19 aveva il monitoraggio, il contrasto, la prevenzione delle situazioni di discriminazione, conciliazione, tempi di vita e di lavoro, formazione, sensibilizzazione, benessere lavorativo e tutela della salute, servizi di supporto alle vittime di molestie sessuali e morali. Però dobbiamo dire che dalla relazione del CUG, cioè dall'analisi che abbiamo fatto sulle relazioni, che cosa emerge? Emergono questi quattro punti. Allora, emerge la preparazione anche da parte del CUG precedente del regolamento sul telelavoro, cioè diciamo una misura di work-life balance, a cui però non è mai seguito un fattivo impegno dell'amministrazione, nemmeno adesso in periodo di Covid. E anzi, diciamo che nonostante già una direttiva del 2017 invitasse le pubbliche amministrazioni a mettere a disposizione una percentuale di posti per eseguire lavoro agile, l'Ateneo si ritrova solo ora, in fase di emergenza da post-Covid, ad applicare la norma. Quindi la proposta del CUG del 2014-2016 non è nemmeno stata presa in considerazione. E quindi questo fa pensare a quell'infinità di lavoro invisibile che anche nelle buone intenzioni di noi che sosteniamo, dirigiamo CUG o ci inventiamo e costruiamo centri studi di genere, poi non so perché tutto diventa lavoro invisibile, che è una di quelle categorie che a mio avviso merita maggior risalto, perché è il lavoro visibile, è la differenza tra visibile e invisibile che fa anche una differenza di strategia. Allora, proseguendo, altre criticità dei CUG, del programma, del PAP, diciamo così. Quindi sono utilizzate altre forme di work-life balance come la flessibilità oraria, i congedi parentali, i permessi. Ecco, e questa è una misura che risulta maggiormente fruita dal genere femminile, in misura secondaria anche dal genere maschile, però abbiamo motivo di ritenere che il genere maschile non lo faccia esattamente per motivi di paternità. Ecco. Poi la proposta di attivazione di un servizio di ascolto e di counseling psicologico non ha tutt'oggi ricevuto attenzione da parte della governance di Ateneo. Poi infine, problema annoso, assenza persistente della figura della consigliera di fiducia, su cui già il CUG 2014-2016 si era battuto, e devo dire che appunto contro il CUG che proponeva la consigliera di fiducia si era scaricata veramente l'artiglieria pesante dell'Ateneo. Quindi alla fine che cosa possiamo dire? Possiamo dire che il problema fondamentale, primo, non sono stati previsti obiettivi e indicatori collegati alla realizzazione del PAP. Poi non sono state assegnate risorse alle strutture preposte al raggiungimento di questi obiettivi. E infine non sono stati previsti obiettivi né indicatori di performance per valutare i cambiamenti. Allora, ora cerco di andare più velocemente perché non so quanto
tempo ho. Ancora tre minuti. Tre minuti, ecco, allora, in sostanza le principali criticità, ecco, il progetto IGEA tende a, diciamo, a realizzare il bilancio di genere, quindi ha una finalità pratica più che una euristica. Ecco, quindi il bilancio di genere, e poi naturalmente bisogna capire quali sono i problemi. Come facciamo a capire i problemi? I problemi, abbiamo coinvolto le unità di giurisprudenza per lo studio dei regolamenti e il Dipartimento di Medicina per capire i bisogni di salute. Ecco, allora, quello che noi vorremmo cercare di evidenziare sono i microprocessi, perché non è spostando una donna qua o là che cambiamo la bilancia o che riequilibriamo i principi di genere su cui si basa l'organizzazione dell'università, in questo caso dell'Università di Sassari, ma studiando attraverso processi di valutazione partecipata quelle che sono le innovazioni di processo che possono servire a costruire, diciamo, a dare inizio a una presa di, come dire, ad abitare la sfida. Ecco, ad abitare la sfida di conoscere le disuguaglianze di genere nel loro costruirsi quotidiano attraverso microprocessi di esclusione che sono in gran parte interiorizzati. Ecco, quindi per fare questo non so se riusciremo con questo progetto di ricerca, che però, appunto, come ripeto, è finalizzato alla costruzione del bilancio di genere, però ciò che conta è che non c'è solo un'azione, ma l'esistenza di un centro studi di genere garantisce un collegamento continuo con momenti di riflessione. Ecco, quindi, diciamo, in sostanza io vi ho dato uno spaccato dei lavori in corso nell'Università di Sassari e niente di più. Vi ringrazio per l'attenzione. Allora, grazie Maria Lucia Piga per questa interessante presentazione. Io vorrei, più che fare una domanda, semplicemente aggiungere, no, del fatto che adesso, perché tu ci hai parlato del lavoro del CUG e dei PAP, quindi dei piani di azione positive, e messo in evidenza anche delle criticità. Esatto. No? Che diciamo che effettivamente sono riscontrabili in questi PAP, l'auspicio, diciamo così, è che oggi alcune di queste criticità possono essere superate, per esempio con il Gender Equality Plan, che, diciamo, le università dovranno, diciamo, di cui le università dovranno dotarsi necessariamente per accedere ai fondi Horizon Europe. E quello che sappiamo, tra l'altro con Esther abbiamo lavorato per un gruppo di lavoro per la CRUI alla pubblicazione, diciamo, delle linee guida di un vademecum in realtà per l'elaborazione dei GEP delle università italiane, e quello che appunto possiamo dire è che in realtà un importante elemento di questi GEP è che dovranno avere, cioè identificare degli obiettivi e degli indicatori, quindi appunto una di queste criticità che tu avevi individuato, che hai individuato, speriamo possa essere, diciamo, superata anche con l'implementazione di questo ulteriore strumento di cui le università si dovranno dotare. Allora io però lascerei lo spazio a domande da parte delle altre partecipanti. C'è qualcuno che vuole fare una domanda? A visti i tempi, alcune considerazioni le farò durante il mio intervento. Veramente grazie per queste presentazioni. Tindara ha lavorato, scusami, Tindara al gruppo di lavoro.
per la, il vademecum della CRUI, per il vademecum Allora lo posso dire, avrei posto esattamente la stessa domanda, perché proprio come gruppo noi ci siamo poste la problematica di un PAP che non veniva agito, e adesso quindi la domanda era come il vademecum che è stato insomma fatto dalla commissione tematiche, proposto la commissione tematiche di genere della CRUI, ma è stato inviato e pubblicizzato tutti i rettori e le rettrici, ma e poi le indicazioni precise in questo caso della Commissione europea possano in sostanza avere fornire un empowerment del vostro operato in una situazione che abbiamo visto irta di difficoltà. Sì, assolutamente, grazie. No, scusate, nella fretta non l'ho detto, ma il bilancio di genere è il passo che precede il Gender Equality Plan, perché appunto siamo stati coinvolti, sono stata coinvolta dalla delegata come responsabile di Argino, la delegata al Gender Equality Plan appunto mi ha chiesto la collaborazione per questo, e quindi adesso a che punto siamo per quanto riguarda il GEP? Siamo nel punto di costruire, diciamo di conoscere tutte le attività che ci sono in Ateneo. Infatti, nell'ambito di questa ricerca che ho avviato, finanziata dalla Regione Autonoma Sardegna, abbiamo predisposto un questionario per capire se il personale, i dipendenti, quindi TAB e personale docente, sono consapevoli delle misure esistenti in Ateneo, se vi fanno ricorso, o se invece non le conoscono o non vi fanno ricorso o hanno delle esigenze particolari. Quindi a breve partirà questa fase di ricognizione. Ecco, quindi sì, sono veramente lavori in corso. Comunque vi ringrazio per questi suggerimenti. Vedo una mano alzata di Paola Branchi, che invito. Sì, mi sentite? Sì, buongiorno, io sono Gender Equality Advisor dell'Università degli Studi di Milano e tanto mi fa piacere qui rivedere le persone che vedo della Fondazione CRUI che ci hanno salvato dal disastro del GEP con queste linee guida sul Gender Equality Plan. Io volevo dire questo, noi siamo già a una fase di definizione degli obiettivi sul Gender Equality Plan e volevo però segnalare che c'è una grande difficoltà, come spesso accade in accademia, di mettere insieme diciamo gli aspetti che concernono in particolare la governance, quindi la definizione degli obiettivi strategici, la definizione degli obiettivi strategici legati al gender e il CUG, i rapporti con il CUG. In più, tenendo in considerazione gli effetti e i risultati del bilancio di genere, cioè mettere tutto questo insieme a sistema è una grossa fatica, ma penso che io penso che sia l'unica strada per creare veramente una, diciamo, una cultura di genere un po' trasversale negli Atenei. In particolare con il CUG è un po' più difficile, perché il CUG ha una composizione eterogenea, quindi non sempre ci sono le sensibilità che ci possono essere ad altri livelli. Quindi io mi ritrovo semplicemente a condividere questa difficoltà in cui siamo noi adesso, in cui abbiamo già proposto con il prorettorato la parità dei diritti, abbiamo già proposto i nostri obiettivi di genere, che sono la conseguenza dell'analisi del contesto del bilancio di genere, no? Che dovrebbe servire proprio a questo, ma siamo bloccati perché diciamo a livello così di governance non è così semplice fare questo passaggio, che secondo me è un passaggio anche culturale, cioè più che di identificazione di indicatori, obiettivi, perché quelli una volta identificati e condivisi gli obiettivi, diciamo che è un passaggio tecnico, no? Quello di identificare.
Però ecco, io condivido semplicemente questa esperienza di, come dire, difficoltà poi di rompere questo muro un po', questa barriera che non saprei definire se è di tipo culturale, di ruoli, perché poi ci sono anche moltissime donne nella governance, quindi non credo che sia una questione di genere, credo che sia proprio una questione di far fatica a capire che la dimensione di genere non è un aspetto ghettizzato, no, in una parte, ma deve entrare in tutte le politiche. Cioè, questa secondo me è la cosa più difficile. Comunque, no, volevo solo condividere e ringraziarvi perché è stato molto interessante. Grazie mille, Grazie. grazie, grazie davvero. Noi purtroppo abbiamo i tempi contingentati, sono stata giustamente richiamata adesso all'ordine della segreteria perché poi c'è una sessione che inizia subito dopo la nostra, per cui do subito la parola alla prossima relatrice, anzi chiedendo se Tindara vuoi rispettare l'ordine originario visto che sei qui o vuoi andare per ultima? No, va bene, cioè quello che preferisce Alessia a questo punto. Sì, Alessia, tu cosa dici? È assolutamente uguale, come volete possiamo fare anche come in origine e farlo per ultimo, non c'è problema. Ok, allora do la parola subito, grazie mille Alessia, do la parola subito a Tindara Dabbo che ci presenta un paper dal titolo Il bilancio di genere nelle università secondo l'approccio benessere. Prego Tindara. Ecco, questo sarebbe bellissimo se, come prima è successo invece la tecnica mi assistesse, perché prima veramente è partito tutto bene. Adesso vediamo se riesce a ripartire. Scusatemi per questa Io confido che ci riuscirai. configura. Eccoci qua. E adesso la metto Dovete mettere in modalità in modalità presentazione. presentazione, certo. Vai. Però effettivamente questo mi dà l'opportunità anche di riallacciarmi a quanto ho sentito e a quanto non ho potuto completare di sentire, perché sono dovuta assentarmi un secondo. Però ecco, la nostra esperienza trae origine, scusate perché mi rendo anche visibile. Dunque, vabbè, scusate, trae origine proprio dall'avere applicato nel caso. Presso un'università in particolare, nella prima parte del paper, ripercorriamo le fasi di questa applicazione di un bilancio di genere dell'università secondo l'approccio benessere. Ebbene, per applicare questo approccio, che appunto abbiamo chiamato bilancio di genere, abbiamo utilizzato diciamo, l'esponenziale perché pensiamo che questa visione delle dimensioni di benessere possa moltiplicarne gli effetti. Quindi bilancio di genere in approccio benessere, vedete qui. In prima battuta noi andiamo ad individuare le dimensioni di benessere e quindi effettuiamo un'analisi di contesto sulle dimensioni individuate con riferimento all'eguaglianza di genere nel loro sviluppo e quindi procediamo con un'analisi di bilancio. La cosa importante di questo approccio è che si passa da una valutazione centrata sul reddito monetario e sui beni all'analisi dell'impatto delle azioni di policy sul benessere nella sua multidimensionalità e nella sua complessità e quindi anche nelle interazioni esistenti fra le diverse dimensioni. Quindi, in primo luogo, in questo caso voi vedete ci sono diverse dimensioni di benessere e appunto anche in un percorso partecipato e analizzando anche quelle che sono le politiche dichiarate dall'ente, noi possiamo individuarne alcune e su quelle concentrare l'analisi di contesto e leggere poi il nostro bilancio. E, quindi noi per esempio utilizziamo lo statuto dell'ente, il bilancio di mandato, il codice etico, il piano strategico. E anche il piano di azioni positive abbiamo utilizzato, le diverse funzioni dell'ente e poi quindi quello che traspare nelle risorse e possiamo dire che queste sono dimensioni intrinseche di benessere dell'università. E in questo approccio misto, in realtà, seguiamo anche un approccio partecipato che ci porta a coinvolgere diversi stakeholder e quindi poi a mettere insieme queste diverse visioni per pervenire a dimensioni precise.
Ecco allora che vedete cosa facciamo. Per esempio, ecco, questo tipo di attività è da molto tempo che lo portiamo avanti in enti locali a livello nazionale e poi anche abbiamo fatto una prima sperimentazione di bilancio di genere in approccio sviluppo umano di benessere confrontando due diverse università, una italiana e l'altra l'Università Pablo delle Vigne di Siviglia. Però vedete questi colori e questi schemi che traggono origine da un progetto europeo, Let's Jabs, che noi stiamo appunto coordinando e l'enfasi di questo, anche nello stesso acronimo che abbiamo scelto, è l'entusiasmo di poter portare, diciamo, disegnare e poi implementare in sei early beginners di centri di ricerca università europee gender equality plan. E in effetti questo l'abbiamo fatto, abbiamo disegnato i primi gender equality plan in questo anno, sono stati approvati a giugno, proprio in una fase in cui veniva poi peraltro emergeva questo forte incentivo da parte della Commissione europea. E quindi vedete più sistematizzato questo approccio e anche in modo tale da poter essere replicato ovviamente prendendo atto di quelle che sono le proprie poi specificità. E quindi noi per esempio andiamo ad analizzare la capacità dell'accesso alla ricerca, poi andiamo a vedere quali capacità indirettamente con questa dimensione hanno a che fare. Diciamo che è un'alta pertinenza per l'università e centri di ricerca e gli stakeholder che sono coinvolti e che vanno analizzati appunto in base al genere e in base anche all'intersezionalità, vogliamo estendere in questo senso la nostra analisi, sono questi anche i dipartimenti che vengono coinvolti. Poi nel guidare l'analisi di contesto ci poniamo una serie di domande che sono volte quindi intanto a guidare la nostra ricerca di dati, ma anche eventualmente a strutturare indagini ad hoc per poter riuscire a rispondere ad alcune di queste domande. E quindi dobbiamo cercare dei dati in particolare, rispondere a delle domande e quindi richiedere, vediamo appunto nell'ambito dei contesti, quali dati mancano e quali dati debbano essere acquisiti, perché se questo è valido per il bilancio di genere e l'analisi di contesto, è chiaramente indicato che proprio dai dati devono trarre origine le azioni nel Gender Equality Plan, peraltro. Quindi facciamo una mappatura degli stakeholder interni ed esterni e in questa, quindi essendo ben consapevoli che agiamo con una serie di rapporti con istituzioni locali, associazioni e abbiamo anche alcune opportunità e alcuni limiti negli aspetti decisionali. E poi questa è la classica forbice delle carriere che emerge anche all'interno della nostra università. Qui vedete sostanzialmente il dato che a nostro avviso è abbastanza importante da sottolineare con gli RTDB e appunto l'apertura, come ci ricorda bene Ilenia Picardi nei suoi studi proprio sul Glassdoor Index, questo aspetto di questa apertura è molto preoccupante. E vorrei ricollegarmi ad alcuni interventi che mi hanno preceduto, perché non è che sia questo chiaramente l'unico indicatore di contesto, però è stato detto, a mio avviso molto giustamente, che in realtà c'è un problema nel fatto che i nostri dati siano cross-sezionali. Quindi il fatto che vi sia questo gap, il fatto che vi siano questi problemi nella progressione di carriera, al centro di altri interventi che mi hanno preceduto, che implicazioni hanno poi sulle dimensioni che prima vi ho molto velocemente mostrato? Quindi per esempio sulla capacità di vivere una vita sana, è stato ricordato che ci sono degli aspetti che riguardano delle esclusioni percepite con poi implicazioni sul disagio, ma forse possiamo anche pensare che vi sia una qualche relazione con quell'aspetto che riguarda la misurazione della produttività dei soggetti che sono coinvolti in queste fasi che ci vengono trasmessi da questi dati amministrativi. Ebbene, a mio avviso queste cose andrebbero legate
E sarebbe molto importante fare come per esempio abbiamo cercato di fare con l'indagine sul personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo che abbiamo proposto, in questo caso parlo come conferenza nazionale degli organismi di parità delle università italiane, in cui quello che abbiamo chiesto fra l'altro e che a mio avviso va ancora di più approfondito è l'uso del tempo sia dal punto di vista del lavoro non retribuito, che sicuramente ha impattato moltissimo durante la pandemia con un costo più elevato per le donne, ma poi nella distribuzione del lavoro accademico dentro proprio il lavoro retribuito. E allora scopriamo che per esempio in una posizione di questo tipo, in realtà paradossalmente in cui ci sarebbe più bisogno di fare ricerca secondo gli algoritmi vigenti per poter poi accedere, e qui sto parlando proprio anche ben da prima, in realtà vi è un uso del tempo differente che penalizza l'attività di ricerca, oppure non la pone in condizione di essere agita in misura ottimale. Quindi vedete, noi in realtà quello che stiamo facendo è proprio cercare di arrivare alle risorse. E diciamo che va fatto a livello di tutte le azioni, quindi per questo il nostro punto di vista è bilancio di genere in cui si arriva effettivamente, si parte certo da un'analisi di contesto, però poi si vanno a prendere in mano i dati di bilancio e si vedono come vanno ad essere, possono essere distribuiti fra le varie dimensioni di benessere. Qui per adesso vedete soltanto quello che è stato fatto per cercare di mettere le diverse spese e quindi diciamo in caselle in questa matrice che riguardano delle dimensioni in particolare. Poi ci sono alcuni costi diretti sicuramente, ma anche quelli indiretti, che possono quindi sulla base dei dati che noi abbiamo dei beneficiari, degli stakeholder coinvolti, essere disaggregati in base al genere. Qui vedete altri costi indiretti che riguardano la componente studentesca, qui ancora non li abbiamo disaggregati per genere, ma grazie ad un sistema di contabilità e grazie al fatto, questo mi piace sottolinearlo, che vi sia un reale coinvolgimento dell'amministrazione. Io vi ringrazio veramente moltissimo per gli interventi precedenti in cui si è posto in essere una conflittualità che può sorgere fra gli organismi di parità e le strutture amministrative, che per vari motivi poi in realtà non ci aiutano ad arrivare a quelli che sono i dati. Adesso invece questo a nostro avviso è importantissimo, quindi deve esserci una crescita anche in questo senso per poterci consentire poi elaborazioni di questo tipo che sono appunto iniziali, poi insomma vi proporremo un maggiore, diciamo, la disaggregazione in base al genere. Qui vedete i vari costi che riguardano il personale docente ricercatore, i leaders, cioè, e quindi qua si vede anche, non si vede in questa tabella, ma nei dati che stiamo elaborando si vede chiaramente la maggiore attribuzione al genere insomma maschile di queste risorse, proprio perché sono diverse le posizioni e quindi anche connesso alle forbici delle carriere che prima vi ho mostrato. Ma e poi qui si emerge invece sì delle fonti di reddito, delle risorse, ma anche una precarietà che va sottolineata nella capacità di accesso al lavoro. Una cosa che stiamo appunto vedendo è che il 51% delle risorse va in spese che riguardano il personale. Noi possiamo distribuirle in base al genere perché sappiamo esattamente quanti sono le donne, quanti sono gli uomini nei diversi ruoli. Poi però possiamo anche fare un'analisi che stiamo facendo più approfondita andando a studiare proprio i differenziali retributivi e in questo modo scopriamo e cerchiamo appunto di misurare le determinanti di questi differenziali e quindi per esempio possiamo notare come se da un lato vi sono diciamo elementi retributivi fissi che sono stabiliti contrattualmente, dall'altro in realtà ci sono diverse competenze che riguardano utili per partecipazione a progetti diciamo in conto terzi, e ci sono gettoni di presenza per partecipazione a commissioni, ci sono quindi dati che possono consentirci di vedere come non solo sicuramente il ruolo, sicuramente l'anzianità di servizio, ma poi tutta una serie di parti accessorie che portano a osservare questi squilibri. Poi è anche importante vedere la distribuzione dei fondi di ricerca per le varie aree disciplinari, è qualcosa che non è
cioè che può essere contabilizzato, ma che riguarda la capacità, per esempio, di mobilità nella ricerca rispetto appunto ai fondi dei quali si dispone o dei quali si può disporre. E questo appunto è lo spaccato che abbiamo fatto sul personale amministrativo e consulenti. E possiamo farlo anche sulle imprese fornitrici, e questo lo vedete qui in generale per le imprese fornitrici. Quello che vorremmo cercare di fare, e consiglieremmo anche di fare diversi atenei, proprio in un'ottica che viene diffusa, sempre più diffusa, è quella del gender procurement. Quindi non solo ci potrebbe pensare di attuare effettivamente anche nei nostri atenei forme di gender procurement, ma anche di risalire a chi sono le nostre imprese, gli enti che forniscono servizi che tanto utilizziamo dal punto di vista della gender equity. E poi ci sono dei costi che difficilmente invece sono ripartibili in base al genere. Per concludere, perché appunto so che i tempi sono molto stretti, grazie a questa metodologia, a nostro avviso, si può evidenziare il peso di ogni azione delle risorse verso le dimensioni di benessere, gli stakeholder disaggregati in base al genere. Anche, e questa è una cosa che ci ripromettiamo di fare, non è sempre molto facile, ma è tenere conto dell'intersezionalità in questa distribuzione e praticamente porre l'accento sull'impatto delle azioni pianificate anche all'interno di un GEP, se questo bilancio in quest'ottica venga fatto dopo il GEP. Se no, noi possiamo in questo modo fornire una base conoscitiva per il piano di uguaglianza di genere e per la programmazione e per tutta la programmazione strategica dell'Ateneo, proprio con la finalità di migliorare il raggiungimento dell'obiettivo di uguaglianza di genere nella distribuzione delle risorse, tenendo conto di svantaggi che esistono a livello di diverse dimensioni. E quindi è indubbio, anche nell'analisi dei vari dati dei diversi Atenei, che occorra fare qualcosa, politiche specifiche per migliorare la progressione di carriera per le donne. Quindi di nuovo qui ricorre il nome di Ilenia, quindi mentoring trasformativo e azioni dedicate alla promozione della parità di genere nelle carriere, come stiamo cercando di fare come conferenza nazionale degli organismi di parità delle università italiane. Bene, direi di essere stata, penso, nei tempi. Grazie Tindara, grazie davvero, molto interessante anche il tuo intervento. Chiederei però la cortesia di, diciamo, poiché dobbiamo chiudere veramente, ci hanno scritto che dobbiamo chiudere perché dopo abbiamo la nostra presentazione, quindi rimanderei la domanda al tuo intervento alla fase conclusiva, quindi passerei subito la parola ad Alessia Tuselli, che può iniziare a condividere la sua presentazione. Alessia presenta un lavoro svolto con la professoressa Barbara Poggio, il titolo della sua presentazione è Che genere di finanziamento alla ricerca? Una riflessione sulle implicazioni di genere del sistema di allocazione delle risorse fra settori disciplinari a partire dal bilancio di genere dell'Università di Trento. Ok, grazie Alessia. Grazie a tutti. Cercherò di andare velocissima perché so che siamo molto molto stretti. Porti saluto di Barbara Poggio, perché oggi per noi è una giornata infernale perché c'è la notte della ricerca, siamo impegnate come centro su quattro fronti, quindi ci siamo divise in quello che c'era da fare, per questo oggi lei non è potuta arrivare. Per fortuna potrò dare per scontato una serie di cose perché oggi ce le siamo già dette. Il contributo di oggi è una riflessione in itinere che stiamo facendo qui all'università, proprio soprattutto con Barbara, alla luce della pubblicazione del nostro primo bilancio di genere, che è avvenuta nel 2020, ed è una riflessione di ampio respiro che vuole portare un contributo un po' al dibattito scientifico sullo strumento del bilancio, che è uno strumento di valutazione ma anche un processo che stiamo attraversando soprattutto negli ultimi anni nelle nostre università. E a partire dalle evidenze del nostro bilancio abbiamo iniziato a farci una domanda fondamentalmente, cioè che genere di finanziamenti di ricerca, perché ci eravamo accorte che c'è un po', studiando un po' di letteratura in questi anni, che da questo punto di vista
ci sono, no, delle lacune conoscitive, quindi ci siamo chieste perché non partire dal nostro Ateneo. Vi spiegherò brevemente come siamo arrivate a fare questo tipo di discorso. Andrò molto velocemente sulla prima parte proprio per concentrarmi sulla seconda e lasciare qualcosa a quello che spero 5 minuti di discussione finali. Il quadro d'insieme l'abbiamo visto tutte insieme, direi, stamattina. Anche perché con molte delle persone presenti ultimamente stiamo lavorando insieme, quindi queste cose ce le raccontiamo nel bene e a volte soprattutto nel male praticamente tutti i giorni. Perché osservare lo spazio universitario, lo spazio accademico da una prospettiva di genere come categoria di analisi ci costringe a guardare delle asimmetrie in uno spazio che spesso si considera neutro rispetto al genere, per delle caratteristiche che ci raccontiamo, dei criteri che consideriamo aggettivi come eccellenza o come per esempio meritocrazia. Abbiamo visto la letteratura ci suggerisce come questa prospettiva arrivi in Italia, diciamo negli anni 2000, per una serie di fattori che si sono intrecciati sia da un punto di vista nazionale che sovranazionale, quindi un accento posto sulle questioni della parità di genere anche negli spazi della conoscenza, e poi invece tre cose che sono successe nel nostro panorama accademico italiano, quindi da un'adozione di sistemi di valutazione che sappiamo essere di tipo soprattutto quantitativo, che seguono delle logiche di un certo tipo, la cosiddetta riforma Gelmini che ha posto delle caratterizzazioni diverse soprattutto all'entrata della carriera accademica, con tutte le questioni di precarietà che sappiamo molto bene, e poi tagli ai fondi pubblici per la ricerca. In questo quadro si sono sviluppate anche una serie di ricerche europee e italiane, soprattutto con i dati del MIUR, che ci restituiscono una fotografia dei percorsi di carriera accademica che, come vediamo qui, ne ho riportati semplicemente alcuni. Ci portano a guardare quelli che sono fenomeni di cui abbiamo già parlato stamattina, di segregazione in questo caso verticale ma anche orizzontale, se guardiamo per esempio alle materie soprattutto STEM di cui parleremo brevemente, cercherò di parlare brevemente. E sono, come dire, vengono rappresentati in questi pochi dati che ho riportato il cosiddetto fenomeno del tubo che perde. E due parole sull'Università di Trento: questi sono i dati del bilancio riferiti, che fanno riferimento al 2019, vi dirò subito il perché proprio il 2019, e all'Università di Trento noi siamo partiti da una situazione che andava un po' peggio della media italiana. Ricordiamo che l'Università di Trento è un ateneo medio piccolo, quindi i confronti vanno fatti con le dovute presi con le dovute precauzioni. In questo quadro arriva lo strumento si iscrive lo strumento del bilancio di genere nello spazio accademico, che ha tendenzialmente possiamo riassumerle in tre funzioni. È un processo sicuramente valutativo ma anche comunicativo, ed è circolare perché ogni bilancio ci restituisce l'avvio di un nuovo ciclo per pubblicarne di nuovo, proprio per una logica di valutazione e di monitoraggio. In queste funzioni fondamentali che il bilancio ha all'interno dello spazio accademico, valutativa, rendicontativa e programmatica, spesso ci si rende conto come soprattutto nello spazio accademico si tende a dare una maggior focus rispetto all'analisi di contesto, quindi alla fotografia dei dati, e spesso si perde quello che l'intervento che mi ha preceduto l'ha sottolineato molto bene, si perde invece quello che era, come dire, la volontà originaria di uno strumento come quello del bilancio, cioè il focus sugli aspetti economici, sui fondi, sul budget, che sappiamo avere impatti diversi, lo sappiamo ormai da tanti anni di studio da questo punto di vista, su uomini e donne. Il percorso per arrivare al bilancio di genere nella nostra università è un percorso che parte da lontano, questo perché l'equità di genere come priorità strategica dell'Ateneo arriva prima dell'inserimento del progetto del bilancio all'interno del piano strategico di Ateneo. Ricordiamo che l'Ateneo di Trento ha messo dei fondi sulla redazione del bilancio di genere. Io infatti ho lavorato proprio a questo progetto negli ultimi 2 anni attraverso un assegno di ricerca.
ricerca. È un percorso dell'equità che ci ha facilitati nell'abbracciare questo strumento e anche questo percorso valutativo, grazie anche a dei monitoraggi annuali che noi abbiamo fatto a partire dal 2015, che quindi ci hanno aiutato nel, come dire, coinvolgere gli uffici nella redazione del bilancio. Abbiamo seguito le linee guida nazionali che sono state redatte dalla CRUI nel 2019. I dati fanno riferimento proprio al 2019, perché al momento della redazione del bilancio di genere dell'Università di Trento, tutte le varie fonti esterne da cui avevamo bisogno di prendere i nostri dati, l'ultimo anno di riferimento era il 2019. Quindi, nonostante come Ateneo avessimo i dati più aggiornati, per una questione di coerenza, mi viene da dire, del documento, abbiamo scelto il 2019 come anno. Il documento è diviso in 5 capitoli e abbiamo inserito all'interno 3 approfondimenti, di cui uno è proprio l'oggetto del contributo di oggi, cioè quello dei finanziamenti alla ricerca. Questo perché nel ragionare nella redazione del bilancio ci eravamo dette che probabilmente in qualche modo, anche se questo è il nostro primo bilancio, quindi la nostra prima esperienza, dove sicuramente avevamo tantissimo da imparare, ci interessava mettere un focus su questo aspetto fondamentale rispetto al percorso di ricerca accademica. E ci siamo focalizzate sia sulla partecipazione di docenti e ricercatrici come PI nei progetti finanziati dall'Ateneo oppure cofinanziati dall'Ateneo stesso. Ovviamente abbiamo guardato ai 2 ambiti disciplinari, STEM e SSH, che sappiamo avere composizioni molto diverse da un punto di vista di genere. Ci interessava guardare come queste composizioni diverse, che sono asimmetriche rispetto al genere, nelle aree STEM tendenzialmente abbiamo meno donne, già a partire dalla componente studentesca ad esempio, questo impatta sulla distribuzione dei fondi in aree disciplinari come le STEM, che non hanno maggiori fondi per la ricerca. Un secondo, mi hanno appena scritto della segreteria per ricordarmi che abbiamo 3 minuti, dopodiché chiudono la sessione, vai pure. Abbiamo fatto riferimento a 2 anni, 2018 e 2019, e facendo riferimento al 2019 i nostri progetti sono stati 578, di questi 105 hanno avuto una coordinatrice rispetto a quelli cofinanziati, mentre invece 28 sono state le coordinatrici per quelli finanziati dall'Ateneo. Parliamo di numeri dal 18,2% fino al 28,3%. Come dicevo, la distribuzione dei nostri dipartimenti dal punto di vista di segregata per genere del personale docente e ricercatore incide su questo tipo di distribuzione dei finanziamenti. E infatti nel 2019 le PI per l'area STEM sono state il 21,8% sul totale delle docenti e delle ricercatrici, mentre gli uomini sono stati il 54% sul totale, sullo stesso totale, quindi dei docenti e ricercatori in area STEM. Diminuisce il gap nell'SSH e nell'SSH, ovviamente abbiamo più donne nelle posizioni più alte della carriera accademica che danno accesso al coordinamento dei progetti, abbiamo un 20,8 e un 27,8. Io lascerei, proprio perché abbiamo pochissimo tempo, un attimo i numeri, perché abbiamo poi il long abstract del paper, e vorrei andare un attimo alle riflessioni conclusive, perché credo che era quello che ci interessava lasciare alla discussione per condividerle. Cioè il fatto che questo vuole essere un primo tentativo, veramente primissimo tentativo, nel guardare i fenomeni di segregazione orizzontale e verticale che incidono anche che hanno delle ripercussioni sui fondi destinati alla ricerca, che è un aspetto appunto che ci interessava approfondire anche da un punto di vista della letteratura. Quindi guardare allo strumento del bilancio con integrazioni come questa vuol dire guardare alla costruzione del dato. Su questo stiamo molto ragionando in termini di medio-lungo periodo, perché per esempio quando abbiamo
scelto di fare questo approfondimento e siamo andati a guardare i dati. Una cosa che non siamo riusciti e riuscite a rendicontare è, per esempio, che ci interessava molto, è il differenziale retributivo negli assegni di ricerca fra le varie aree disciplinari, perché noi sappiamo essere gli assegni di ricerca più alti nei dipartimenti STEM, quindi a parità di condizione lavorativa abbiamo assegni più alti in delle discipline, ma nelle nostre rendicontazioni questo non era possibile vederlo perché l'Ateneo ha soltanto la rendicontazione dei propri fondi e non dei fondi aggiuntivi che ci sono per gli assegni delle materie STEM. Quindi, per esempio, questo è un aspetto ancora non indagato che ci si interesserebbe fare nei prossimi anni. Quindi rafforzare questi processi o di definire in alcuni casi di rendicontazione anche sui fondi. E poi tutto questo si iscrive in una riflessione più ampia sulle implicazioni di un sistema di allocazione delle risorse che ha delle logiche finanziarie e manageriali che sono figlie dei nuovi modelli organizzativi dello spazio accademico. Questo ci sembrava fondamentale perché se veramente all'interno dell'Accademia vogliamo ragionare in termini di equità e di genere e pari opportunità, partire da una costruzione del dato che pone l'accento sulla disaggregazione anche nella distribuzione dei fondi, vuol dire dare dati su cui basare le policy future in questo senso e penso che lo strumento del bilancio possa essere fondamentale per offrire questo tipo di prospettive. Grazie. Grazie mille Alessia anche per la corsa. Abbiamo purtroppo la necessità di chiudere, ma tutti gli interventi, compresi naturalmente gli ultimi due, sono stati eccezionalmente interessanti e noi ci riserviamo con Ilenia, ma siamo sicuri anche con tutte le persone che hanno partecipato e anche le altre autrici, che ci saranno sicuramente ulteriori occasioni di dibattito, approfondimento, scambio, perché tutte ci stiamo appunto occupando di questi temi, sia come ricercatrici, come scienziate sociali, sia anche diciamo come parte in causa in questo tipo di tematica. L'unica cosa che dico, e naturalmente credo che Ilenia sia d'accordo con me, oltre a salutare e ringraziare appunto di nuovo anche la segreteria che ci ha accompagnato in questa gestione appunto del panel, è che il tema che noi ci eravamo proposti nella call, cioè la difficilissima composizione tra l'adeguamento ai parametri della massima performance, competitività e eccellenza delle nostre università in un mercato neoliberista, ma anche il mantenimento di una responsabilità sociale sui temi della giustizia, dell'inclusione, dell'eguaglianza di genere, eccetera, rappresenta ancora un punto dolente dove le varie università e atenei stanno cercando il più possibile di tenere la rotta, però appunto il lavoro da fare è ancora tanto. E grazie anche ai vostri interventi, anche alla preparazione appunto di strumenti diagnostici, ma anche di strumenti diciamo contrastivi di alcune asimmetrie, mi sembra che il contributo sia davvero eccellente. Quindi grazie a Sì, tutte voi, vi lascio la parola a veramente grazie perché è stato veramente un momento molto interessante e veramente io credo che sia fondamentale creare questi momenti di confronto, diciamo, per attivare delle policy che nascono.